Bentornati. Allora, siamo pronti per fare la versione alta definizione della spada. E prima di fare questo, organizziamo meglio la nostra outline, dividendo la parte low poly con quella high poly. Incomincerei anche a rinominare, perché sono tutti P-plane. Diciamo, questa è la lama. Questo è il paramani. Qui abbiamo un doppio, già un gruppo, ma tiriamo col pulsante fuori, con il pulsante centrale del mouse, tiriamo fuori il primo ed è il manico. E l'altro è il sottomanico. Sottomanico. Ok, questa la possiamo cancellare. Questi li unirei in un unico oggetto, quindi me la seleziono tutte e quattro, vado su mesh e faccio combine. Gli cancello anche la storia e sono accessori sottomanico. Poi ognuno mette il nome che vuole. Li ridefiniamo di nuovo underscore low poly ad ognuno. Low poly ok, li selezioniamo tutti e facciamo Ctrl G e questo è spada underscore low poly. Ok, e questo è fatto. Così come siamo, duplichiamo, quindi Ctrl D. E questa la chiamiamo spada high poly. Non faremo un lavoro di definizione, perché comunque, avendo così pochi poligoni, non c'è un grosso lavoro, però appunto sta che dobbiamo suddividere. Andiamo a rinominare tutti quanti in HP, quindi high poly. Ricordatevi di salvare il progetto, che basta un niente che crasha tutto, o un eccesso di poligoni o mancanza di RAM. E io adesso mi faccio un bel salvataggio. Bene, incominciamo. Ripeto, non c'è molto da fare, perché se io seleziono la lama e vado in preview mesh, quindi questa low poly la nascondo premendo H, quindi mi seleziono questo e la lama e schiaccio il 3 come preview smooth, non c'è un grosso lavoro da fare, perché abbiamo fatto già una buona topologia. Quindi ritorno premendo 1 su normal view, vado su mesh e gli faccio uno smooth di 1. Basta, tant'è che appunto siamo già diventato molto molto più intenso. Faccio lo stesso lavoro, quindi non avendo toccato altri modificatori, basta schiacciare G. Schiaccio G e mi applica uno smooth anche sul paramanico. Schiaccio G e mi fa lo stesso sul manico. Vado nel fondo, qua forse dovremmo fare dei lavori, vediamo. Perché, infatti, quindi faccio CTRL Z, perché nel momento in cui andiamo a fare un preview dello smooth non mi lascia i body laterali, bisogna fare semplicemente un lavoro di rinforzo dei confini. Quindi vado a fare un edge loop qui, un altro edge loop qui, uno lateralmente, un altro lateralmente sotto inferiore e vado giù. Questo così e questo così. Altra cosa, questo non lo dobbiamo lasciare aperto, per semplice fatto che si vedrà in un modo o nell'altro. Possiamo tranquillamente o pensare di chiuderlo e fare un lavoro di extrude. Intanto vediamo come viene in preview mode. Quindi questo è normale, vado in smooth mode e vediamo che comunque c'è ancora un lavoro da fare. Me lo isolo un attimo, no? Object mode isolo
e devo aggiungere del loop internamente, quindi uno qua e un altro qua. E vediamo di nuovo nel compresso, schiaccio 3 e vediamo che la forma adesso la mantiene perfettamente. Per chiudere questo abbiamo due opzioni, appunto, come dicevo, adesso mi nascondo l'iPoly, facciamo così, e mi riabilito il low poly. Possiamo chiudere nel modo più semplice di questo mondo, mi piglio tutte le facce interne, le cancello e gli faccio, dove è possibile, un bridge. Quindi incomincio dall'interno, edge, prendo questi due e gli faccio un bridge. Lo stesso qua, lo stesso qua, lo stesso qua, anche qua. Questo, mi seleziono tutto questo e gli faccio un poke. Sì, potrebbe bastare poke. No, ho sbagliato. Allora non gli faccio poke, ma faccio semplicemente close all o fill all, che me l'ha fatto. Lo faccio anche da quest'altro lato. Premo G perché è l'ultimo che abbiamo fatto. Infatti qua faccio lo stesso lavoro sopra. Quindi 1, 2, bridge, 1, 2, premo G, 1, 2, G, 1, 2, G, 1, 2, G, anche qua, e poi mi seleziono tutte queste qui facendo un close all, fill all ogni volta, 1, 2, 3 e 4. Vabbè, premo G. Ok, così l'abbiamo chiuso e questo lo possiamo andare tranquillamente a sostituire nell'iPoly. Facciamo una prova di 3, premendo 3, vediamo. Qua sono 1, 2, 3, 4, giusto? Ok. Object mode. Okay. Ctrl D e me lo vado a spostare all'interno dell'iPoly. Posso tranquillamente nascondere di nuovo il low poly, riabilito l'high poly, il sottomanico HP lo vado a cancellare, rinomino questo e vado a fare lo stesso lavoro fatto poc'anzi. Quindi schiaccio 3, vediamo che bisogna fare un lavoro di fino, mi piglio l'edge loop e incomincio a lavorarci. Possiamo pure pensare a questo punto di lasciare la parte sotto più tondeggiante. Basta metterci questo. Vediamo se va bene. Non mi dispiace, però appunto allineiamo. Facciamola finita. Perfetto. A questo punto possiamo applicare a questo lo smooth. È successo? Ok, object mode, avevo selezionato uno di più, smooth. Perfetto, facciamo lo stesso lavoro su questi, così da avere questa forma. Anche qua comunque sinceramente un rafforzo glielo devo mettere. Questo sempre per fare in modo che combacino le parti low poly con quello high poly. Così, così, così. Questo già l'ho messo, quindi se schiaccio 3 comunque
più o meno mi lascia il tutto. Dovremmo fare un rinforzo internamente, ma se vado a cliccare qua non me lo fa fare. Quindi glielo lasciamo in questo modo. Se no dovremmo farlo manualmente, perderei praticamente tutto il video per fare questo. Chiudo, lascio, vado in Object Mode e faccio Mesh Smooth a 1, va più che bene. Ok, come vedete la spada comunque ha raggiunto i 4K di poligoni, ma tanto noi faremo poi il baking su quella low poly, quindi rimarremo con pochi poligoni. Siamo pronti a passare su ZBrush, quindi due sono le opzioni: o mi faccio tramite il plugin direttamente il GOTS, lui me lo manda così, o me le esporto singolarmente come adesso mi ha aperto ZBrush, me le esporto singolarmente come fossero dei FBX e li unisco. Sinceramente io trovo molto comodo GOTS, quindi lo faccio tranquillamente con GOTS. Aspettiamo che carichi. Vado su Lightbox, mi trascino la spada e abilito il edit. E così abbiamo la nostra spada, la nostra lama. Ritorno su Maya, mi seleziono l'altro, i paramani e faccio GOTS. Ritorno su Maya, manico, GOTS. Torno su Maya, sotto manico, GOTS. Di nuovo su Maya, gli accessori, GOTS. E abbiamo la nostra spada. Come possiamo vedere qui lateralmente, abbiamo tutti i subtool. Quindi comunque singolarmente li andremo a modificare come se fossero un singolo oggetto. Quindi possiamo tranquillamente separare tutto. Op. Ok. Allora, io chiuderei qua questo video, così che il prossimo ci dedichiamo completamente al modeling, allo sculpting sulla spada. E, almeno abbiamo ci dedicheremo solamente a questo e il video non diventa troppo lungo. Grazie, ci vediamo dopo.